io sono Corny Christian e io, questo è il mio carnet, che noi durante questi due giorni abbiamo affrontato questo giro nei castelli di Parma e Piacenza, partendo dalla Rocca di San Pietro fino ad arrivare alla Rocca di Fontanellato, passando dalle varie castelli. Vuol dire che è stata un'esperienza molto, come si dice, molto carica, anche rapida, perché in due giorni abbiamo dovuto affrontare molti castelli e è stato un po' faticoso, ma ci ha aiutato anche a scoprire castelli che io non, sinceramente, anche se abito qua vicino, non conoscevo, perché io sono rimasto folgorato dalla Rocca di Soragna, che è proprio una piccola Versailles, con l'unico vantaggio che rispetto a Versailles non è mai stata saccheggiata, quindi gli interni non sono, questi sono gli esterni, che è un palazzo da tè, la chiamo la tea house, fatta in stile proprio neoclassico, ed è questo, sono nei giardini, mentre la rocca è un palazzo veramente del 1600, però mai saccheggiato, quindi l'interno tutti intarsi d'oro, arazzi di madreperla. Ed è stata una cosa molto interessante. L'altra cosa che mi ha incuriosito è Rocca Bianca, perché ho imparato ad essere stata un castello posseduto dai Rangoni, che Rangoni, io venendo dalla provincia di Modena, ho trovato negli affreschi tutti i castelli attorno. Io vengo da Vignola, quindi Castelletto, Spinamberto, Castelnuovo erano tutti rappresentati lì. L'esperienza è stata molto intensa. Diciamo che noi, questo esempio, questi tre carnet, noi veniamo da un contesto, siamo disegnatori, siamo illustratori, siamo fumettisti, ma veniamo anche da un contesto di urban sketch, cioè di questa corrente che va in giro e disegna dal vero, deve disegnare dal vero. Quindi rispetto magari agli altri carnet siamo più legati alla rappresentazione di quello che vediamo. Quindi magari noi non abbiamo raccontato una storia, non ci siamo raccontati, perché siamo legati a presentarci sul posto e disegnare direttamente sul posto, colorare sul posto. E anche quello che è stato veramente faticoso, perché cercare di stare dentro in un'ora e mezza a castello, disegnare, correre verso un altro castello è stato un po' lungo. Però sì, è un po' come una serie di punti di questo, abbiamo tipo uno statuto come urban sketch, e il cui il punto principale è che noi dobbiamo rappresentare sul posto. Quindi è per quello che non ci siamo messi a ragionare un po' su una storia come hanno fatto altri, ed è quello forse perché c'è una differenza di carnet rispetto magari a quelli che si vedono su altri tavoli, in cui vi è una storia, in cui hanno sfruttato i castelli come sfondo a una storia. Non ci avevo pensato.